Allora, un lungo franco colloquio col presidente del Consiglio Mario Draghi, nel quale Fratelli d'Italia ha portato, insomma, molte delle sue proposte, molte delle sue rivendicazioni, molte delle sue priorità. Sapete che abbiamo sempre garantito che avremmo fatto un'opposizione nell'interesse della nazione, e questo stiamo facendo. Sono tante le questioni che abbiamo affrontato, dal tema della limitazione delle libertà personali. Io credo che non possa più esserci un governo nel quale non c'è qualcuno che si assume la responsabilità di scelte che vengono fatte e che ci dica anche su quali basi scientifiche quelle scelte vengono portate avanti. Continuano a esserci misure assolutamente irragionevoli ai fini della lotta al Covid, dal tema del coprifuoco alle 4 persone a tavola all'aperto, le mascherine all'aperto quando si sa che all'aperto non c'è contagio, il settore del wedding. Se si chiede per i matrimoni di utilizzare ad esempio il Covid Pass, non ha senso rimandare la possibilità di celebrare questi eventi, e c'è un intero settore che ormai è completamente in ginocchio. Ci sono molte misure che nessuno spiega sulla base di quali evidenze scientifiche vengono presi, e noi chiediamo di fermare queste misure. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di valutare se non ci siano alcune di queste scelte che sono state portate avanti, che sono assolutamente prive di senso e che allontanano i cittadini anche dalla serietà rispetto alla materia che stiamo affrontando. Così come abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di non fare l'errore che fece il precedente governo, quando durante la stagione estiva, mentre calava il contagio, non si preparò all'autunno adeguatamente e quindi non mise in sicurezza l'Italia rispetto alla possibilità di un ritorno del contagio. Sono le due le cose che il governo secondo noi deve fare durante l'estate per mettere in sicurezza l'Italia alla ripresa, e sono il potenziamento dei mezzi pubblici, che non è mai stato fatto. I mezzi pubblici sono stati il più grande cluster di questa stagione, di questo periodo, e le scuole. Nessuno pensi che possiamo permetterci un altro anno di DAD. La prima cosa che secondo noi bisogna fare nelle scuole è mettere all'interno delle aule aerazione meccanica controllata, uno strumento che consente di far circolare l'aria e di limitare fortemente il contagio. È considerato dalla comunità scientifica uno dei mezzi più efficaci, va fatto adesso, insieme al potenziamento ovviamente delle strutture. Abbiamo parlato delle misure economiche, tutti parlano di blocco dei licenziamenti, ma il blocco dei licenziamenti, quando rischia di chiudere il 40% delle aziende, potrebbe non servire a molto. Quindi noi chiediamo che le risorse vengano messe sulla continuità delle imprese. Bisogna dire alle imprese che in questa fase mantengono i livelli occupazionali e non chiudono, che lo Stato le agevolerà sul piano fiscale e sul piano burocratico, esattamente come abbiamo chiesto a Mario Draghi la tutela dei non garantiti. Noi continuiamo a parlare chiaramente di lavoratori che hanno il blocco dei licenziamenti, ma non ci poniamo il problema che esistono milioni di lavoratori che sono esclusi da qualunque forma di tutela, tutto chiaramente il fronte dei lavoratori atipici, degli autonomi, gente completamente estranea a qualunque forma di tutela da parte dello Stato italiano. Noi abbiamo, come Fratelli d'Italia, fatto moltissime proposte, che sono per esempio l'applicazione dello stesso meccanismo della cassa integrazione anche per i lavoratori autonomi, l'applicazione dello stesso meccanismo della NASPI anche per tutti i lavoratori atipici. Sono proposte che abbiamo portato al Presidente del Consiglio e che speriamo possano essere prese in considerazione. Esattamente come ho chiesto a Mario Draghi, con la sua esperienza, diciamo, di anche pregressa di Presidente della Banca Centrale Europea, di mettere la testa su questa vicenda che in solitudine Fratelli d'Italia continua a denunciare, di un nuovo regolamento europeo sullo scoperto bancario entrato in vigore da gennaio, che prevede che con uno scoperto di 100 euro per il singolo e 500 euro per un'impresa per oltre 3 mesi si possa essere segnalati alla centrale rischi. Noi non ce ne stiamo rendendo conto perché abbiamo la moratoria sui prestiti, ma quando finirà la moratoria sui prestiti, se non si ferma l'entrata in vigore di questo regolamento, noi avremo decine di milioni di italiani segnalati alla centrale rischi, impossibilitati ad accedere al credito, e voi capite che cosa significa in una fase come questa. Chiaramente nessuno può capire l'impatto meglio di Mario Draghi, e quindi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di valutare di andare in Europa a chiedere la sospensione dell'entrata in vigore di questo nuovo regolamento, per evitare di avere milioni di persone di fatto segnalate alla centrale rischi tra qualche mese, perché è quello che altrimenti rischia di accadere. Questi e molti altri temi. Presidente Draghi è stato molto interessato, molto attento, molto cordiale.
e spero che ci saranno tanti altri di appuntamenti come questi. Insomma, il nostro obiettivo è cercare di cadenzarli, no? Per tentare ogni tot tempo di confrontare le proposte e per quello che ci riguarda fare la nostra parte per dare una mano a questa nazione, pur nel rispetto dei ruoli, e il nostro è il ruolo di un partito d'opposizione. Rispetto la parte di Draghi, la misura che avete criticato, quella del limite dei 4 posti per tavolo. Mi pare, adesso io non posso parlare, non voglio parlare per il presidente Draghi, ma mi pare che anche lui si rendesse perfettamente conto, diciamo, che il tema c'è. Ecco, del resto voi sapete che oggi c'è un tavolo del governo nel quale il governo si vede per interpretare se stesso su queste circolari, per cui cose anche un po' curiose. Ma insomma, mi pare che sulle cose che hanno una ragionevolezza il presidente del Consiglio sia oggettivamente attento e disponibile. Poi dove questo ci porti, questo non glielo posso dire io. Appoggerà il referendum della Lega e dei radicali sulla giustizia? Ma guardi, ho già risposto, io li considero molto interessanti, ma su questo sto convocando una riunione di Fratelli d'Italia per parlarne nel merito con i nostri parlamentari che seguono la materia. Ma rispetto agli incontri, buongiorno, rispetto agli incontri che faceva con Conte durante la pandemia, ha notato una differenza nell'approccio, nel merito immagino ancora no. Ma guardi, io non ho mai fatto incontri di questo genere con Conte durante la pandemia. Noi con Conte avevamo di tanto in tanto venivamo convocati come fossero delle sorta di audizioni, però francamente poi di tutto quello che noi abbiamo proposto durante la pandemia da parte di Conte non abbiamo visto mai accogliere niente. Siamo arrivati al paradosso che in alcuni casi le nostre proposte sono state bocciate e poi ripresentate pare pare da esponenti del governo, che non è esattamente un modo per dire che vuoi collaborare. Non mi pare che da parte di Draghi per ora ci sia questo tipo di atteggiamento, quindi magari c'è un interesse a ascoltare un partito dell'opposizione, anche se è un partito d'opposizione, perché magari è, diciamo, un fatto statistico che su 100 cose una intelligente la dovrei dire per forza, no? Financo, su Roma financo... siamo alla chiusa? Eh? Su Roma, dico, siamo alla chiusura finale? Sì, su Roma, su Milano, insomma su tutte le altre città io penso che siamo addirittura d'arrivo, per cui ci dobbiamo rivedere primi della settimana prossima e confido che si decida, perché penso che non possiamo perdere altro tempo. L'ho detto agli alleati e lo ribadisco anche a voi. Grazie.